Si conclude questa sera il ciclo di meditazioni quaresimali del cardinale Giuseppe Bettori. Il tema sono i salmi che preparano alla passione e stasera abbiamo un bellissimo salmo, il salmo 22, Dio mio perché mi hai abbandonato, che verrà letto da Bruno Schirripa, seguirà quindi la meditazione di Sua Eminenza e infine la splendida versione musicale di Felix Mendelssohn in lingua tedesca nell'esecuzione del coro Armonia Cantata diretto dal maestro Raffaele Puccianti. Devo dire che è un gradito ritorno nell'ambito della rassegna O Floscolende, perché questo ciclo di meditazioni apre anche la rassegna musicale, perché il coro Armonia Cantata ha partecipato, sono passati più di 15 anni sicuramente, a due delle prime edizioni di O Floscolende, quando ancora c'era il compianto maestro Elio Lippi, che voglio ricordare. Vi ricordo anche che lunedì prossimo, lunedì santo, ci sarà un concerto in Duomo con l'ensemble Modo Antico, diretto da Federico Maria Sardelli, che si lega tematicamente al ciclo di meditazioni, perché saranno eseguiti alcuni salmi barocchi, in particolare lo splendido Miserere in tedesco di Johann Sebastian Bach, la cui musica però non è realmente di Bach, ma è una rielaborazione del famoso Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi. Quindi riconoscerete la musica splendida, conosciutissima di Pergolesi, con però qualche variazione, come faceva Bach, che non era un semplice trascrittore, ma rielaborava, e in una versione in lingua tedesca, anche quella. E poi sarà eseguito un salmo di Vivaldi, di cui Modo Antico e Sardelli sono grandi specialisti, un salmo di Vivaldi, L'Etato Sum, in prima esecuzione per la Toscana e in seconda esecuzione a livello mondiale, perché si tratta di una recentissima acquisizione al prete rosso, come si chiamava, Antonio Vivaldi. Salmo 22. Deus meus, respice in me, quare me delle requisti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore. La mia lingua si è incollata al palato. Mi deponi su polvere di morte.
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare, mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza. Vieni presto e mi aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno. È Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Ma io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. C'è un salmo nei racconti della Passione di cui non viene semplicemente usata dagli evangelisti un'espressione tra le molte, ma rappresenta una specie di rimando che continuamente riaffiora nella narrazione. È il Salmo 22. Tutto trae origine probabilmente da Gesù stesso. Nessuno dei suoi seguaci avrebbe osato infatti porre sulle sue labbra il grido che riproduce le parole iniziali di questo salmo e che ci viene attestato nei Vangeli di Marco e di Matteo. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono parole che vengono riprodotte anzitutto in lingua aramaica, la lingua parlata da Gesù. Soprattutto sono parole che esprimono un sentimento di angoscia che un narratore credente si sarebbe ben guardato di scegliere per dare voce all'animo di Gesù in croce. Parole, ho detto, di angoscia, non però di disperazione. Con esse Gesù manifesta la sua totale condivisione della condizione dell'umanità sofferente, che raggiunge il suo vertice ben oltre i dolori fisici, e tra quelli che affliggono lo spirito riconosce il peso più grave nella solitudine, nel constatare come gli altri si tengano distanti e soprattutto come debba prendere atto della lontananza di Dio. Il Salmo
lo denuncia dicendo che gli sta lontano dall'orante, non rispondendo alla sua invocazione. Una denuncia che si ripete per ben 3 volte, all'inizio, a 1/3 e a 2/3 della narrazione. Ed è una lontananza che si registra in modo incessante, senza interruzioni, giorno e notte. Eppure questa durissima prova non scalfisce la fede dell'orante e ancor più di Gesù. Il Dio che gli invoca resta sempre il Dio mio, un'attestazione di appartenenza fiduciosa che viene ripetuta per ben 2 volte, quasi a fugare ogni dubbio che la sofferenza, la croce, possa aver creato una separazione, una frattura fra il fedele e il suo Dio, fra il Figlio e il Padre. Se dunque è stato Gesù stesso a ricorrere a questo salmo per trovare le parole della sua preghiera, non meraviglia che i racconti della sua passione abbiano attinto dal Salmo 22 immagini ed espressioni per descrivere anche altri momenti, in particolare della crocifissione. Prima di entrare nell'analisi di queste corrispondenze, proviamo a delineare una visione complessiva del Salmo 22. È la supplica di un uomo sofferente che chiede ragione del perché della sua prova. Una domanda che percorre l'intera prima parte del Salmo, che è una lunga lamentazione fino al versetto 22, e che unisce insieme la percezione dell'abbandono con la reiterata invocazione con cui si esprime un legame con il Dio a cui ci si rivolge. Un sentimento di angoscia che però si intesse con la speranza, senza la quale la stessa preghiera non esisterebbe. Nel descrivere la propria situazione di sofferenza, l'orante unisce gli elementi di disfacimento del corpo con quelli di solitudine esistenziale a cui viene condannato da chi lo deride. Egli che cerca compassione dagli uomini trova solo ironia. Se è un amico di Dio, perché questi lo ha abbandonato? Ciò significa che egli è un peccatore, per questo Dio si è allontanato da lui. Nella sua solitudine l'orante si affida alla memoria, a come Dio nel passato sia venuto in soccorso dei suoi fedeli, non abbia abbandonato il suo popolo. Ma proprio questi ricordi, che dovrebbero rafforzare la fiducia, diventano motivo di ulteriore sofferenza, perché Dio, che ha agito nel passato, ora sembra assente. E se non bastasse il confronto con la storia del popolo di Dio, sentimenti simili sorgono dallo sguardo gettato sulla propria vita. Quel Dio che mi ha portato alla luce, mi ha dato vita traendomi dal grembo di mia madre, dov'è ora? Perché mi ha fatto nascere per poi abbandonarmi? Come dare ragione di un Dio che prima ama e poi dimentica? Il salmista non accetta la soluzione che vorrebbero dare al mistero del dolore i suoi nemici. Egli soffre perché è un peccatore. Egli invece è un giusto sofferente. E il mistero della sofferenza del giusto viene posto davanti a noi in tutto il suo spessore. Di qui la ragione per cui questo salmo
ha trovato così ampio spazio nel dare voce alla descrizione della passione di Gesù, lui, il giusto per antonomasia. E la passione di Gesù diventa il luogo in cui si percepisce nella sua assoluta profondità il mistero di Dio. Viene chiesto lo slancio della fede che permette di affermare Dio e il suo amore anche quando egli non si mostra e resta per noi inaccessibile. O si nega Dio o si accetta il suo mistero. Di qui la conclusione della prima parte del Salmo: tu mi hai risposto. La certezza che Dio non abbandona i suoi figli apre alla seconda e conclusiva parte del Salmo, una preghiera di ringraziamento in cui l'orante invita a condividere la propria lode. Dio non dimentica i suoi poveri e questo lo deve riconoscere l'assemblea del popolo di Dio. Anzi, devono farlo tutti i popoli della terra, le nazioni straniere, perfino quanti abitano gli inferi, infine l'intero universo, nel suo futuro, le generazioni che verranno. Così come a tutti si era mostrato nella sua desolazione, l'orante al termine della preghiera vuole tutti coinvolgere nella sua lode al Signore per la certezza della sua salvezza. Proviamo ora a rintracciare, seguendo lo sviluppo del Salmo, i diversi passi che trovano riscontro nei racconti della passione del Signore. Abbiamo già detto dei versetti 2 e 3, le parole iniziali del Salmo, che ritroviamo come le parole stesse di Gesù sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Parole che, va ribadito, contribuiscono a conferire alla narrazione della crocifissione la sua concreta, dura realtà. Se Gesù parla così è perché egli sulla croce non soffre apparentemente, ma realmente. E la sua sofferenza non tocca solo la sua carne, ma anche il suo spirito. L'angoscia di Gesù non scaturisce dalla perdita di fiducia nel Padre, se così fosse non lo pregherebbe, bensì dalla domanda su come la fedeltà del Padre intenda manifestarsi. Il suo non è un rifiuto di Dio, ma al contrario un atto di fede. Egli lo prega nel momento in cui si sente abbandonato da tutti, abbandonato dal mondo, e in questo abbandono si chiede in che modo il Padre si stia manifestando ancora come Padre suo. Il Padre non cessa di essere il suo Dio, e lo riafferma ben due volte insieme al salmista, accompagnandolo con quel possessivo mio che sulle labbra di Gesù ha un valore unico. Vivendo questo abbandono, Gesù realizza fino in fondo l'assunzione del peccato degli uomini, che consiste il peccato, appunto, nella lontananza da Dio. Ma mentre il peccatore subisce la lontananza come esito del peccato e perdita della presenza di Dio dall'orizzonte della propria vita, Gesù, che sta subendo questa lontananza perché ha voluto prendere su di sé le nostre colpe, lui prega, e proprio pregando smentisce la lontananza. Mostra che egli rimane fedele a Dio anche quando lo sente lontano da sé. Continuando a percorrere il Salmo 22, sembra di poter vedere nei racconti della passione un riflesso anche dei versetti 7 e 9, in cui il giusto perseguitato dice di sé: ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato della gente, e deve constatare che si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo, si rivolge al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Sono espressioni che ritroviamo nel modo con cui i Vangeli descrivono le derisioni che Gesù subisce dai passanti, come narra il Vangelo di Marco. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo, dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene». Ha detto infatti: «Sono figlio di Dio». Fatto oggetto di insulti e oltraggi nella riunione del Sinedrio e poi 3 soldati a conclusione del processo davanti a Pilato, Gesù continua a essere ingiuriato e irriso anche da crocifisso. Non c'è pietà per le sue sofferenze, e a oltraggiarlo e deriderlo i passanti, i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli stessi briganti crocifissi con lui. L'ostilità contro Gesù è totale. Gesù sulla croce non ha chi lo difenda, non ha chi abbia compassione di lui. Gesù sulla croce è solo, ha soltanto nemici, tutti lo hanno rifiutato. Le parole del Salmo, con cui il racconto della Passione legge questo rifiuto, evidenziano come la prostrazione che le sofferenze producono sul corpo dell'orante lo porta a confondersi con la polvere, come accade ai vermi, e su questa condizione umiliante si scatena la derisione di chi gli sta intorno, di quei nemici che dal degrado del giusto prendono motivo per portare un attacco a Dio, la cui assenza dalle prove del suo fedele sarebbe la prova della sua impotenza o addirittura della sua non esistenza. Facendosi beffe del giusto sofferente di Gesù, i nemici, quanti sono attorno alla croce, di fatto offendono Dio. E così la preghiera dell'orante diventa una provocazione perché Dio, venendogli in soccorso, difenda se stesso dalle accuse sui malvagi, dei malvagi. Sul Golgota non si consuma soltanto il dramma della morte di Gesù, ma anche il conflitto sull'esistenza o la morte di Dio. Il Salmo 22 può aiutare a comprendere anche un'altra circostanza della crocifissione di Gesù: la presenza di 2 malfattori accanto a lui, anch'essi condannati a morte su una croce. Questa condivisione di Gesù al momento della sua morte con altri 2, come dice il Vangelo di Giovanni, che diventano ladroni nel Vangelo di Marco e Matteo, più genericamente malfattori in Luca, trova un riscontro nella situazione del giusto sofferente del nostro Salmo, che soffre anche per essere stato confuso tra i malvagi. Mi accerchia una banda di malfattori. Non posso però non notare che questa lettura può essere solo ipotetica, in quanto la frase «mi accerchia una banda di malfattori» può essere interpretata anche come segnalazione che un gruppo di malfattori, simile a un branco di cani, infierisce sul giusto sofferente. La frase che segue nel Salmo ha avuto un grande rilievo nell'accostamento di questo testo ai racconti della Passione. Nell'attuale traduzione italiana del Salmo 22, al versetto 17, leggiamo: «Hanno scavato
le mie mani e i miei piedi. Ma il termine ebraico che sta dietro quell'anno scavato è un termine di difficile traduzione. Come sapete, i testi ebraici sono scritti solo con le consonanti, senza vocali, e qui il testo è composto da questa parola, è composta da quattro consonanti: Kaf, Aleph, Resh e Yod. Queste quattro consonanti possono essere vocalizzate, cioè si possono mettere vocali tra l'una e l'altra in diverso modo, e quindi possono essere lette con diversi significati, dar luogo a diverse ricostruzioni. E ve l'elenco. Vanno dal legarono, così traduce Gerolamo nel Salterio Iuxta Hebraeos, i masoreti a loro volta vocalizzano una parola che tradotta sarebbe un poco comprensibile nel contesto, come un leone. La versione siriaca Peshitta ha invece hanno lacerato. E infine la traduzione greca dei 70, ma anche il Salterio Gallicano di Girolamo, dice scavarono, che è la scelta che è condivisa, come avete visto, dall'attuale traduzione italiana per l'uso liturgico. Più nota nella traduzione è però la traduzione proposta dalla traduzione latina della Vulgata di Girolamo ancora, che era condivisa dai lezionari liturgici italiani in uso fino al 2008. Anno trafitto. Si crea così, con quell'anno trafitto, una corrispondenza con la modalità della crocifissione, che, attenti, non viene descritta nei racconti della Passione, ma va presupposta alla luce dei racconti delle apparizioni del risorto, sia in Luca che in Giovanni, dove Gesù evidenzia i fori delle mani con cui i discepoli possono identificarlo con colui che è stato crocifisso. Seppure appare difficile dire che il testo del Salmo parli di trafitture, cioè che la vocalizzazione presupposta dalla Vulgata e dal vecchio lezionario liturgico sia quella giusta, però il rapporto tra il Salmo e il racconto della passione, i racconti della Passione, è assicurato anche dalla interpretazione del verbo che oggi utilizziamo nella liturgia con hanno scavato, in quanto in ogni caso la prova a cui è sottoposto l'orante coinvolge le mani e i piedi. C'è un accanirsi sugli arti del corpo del salmista che lo accomuna alla sorte del crocifisso. Nel quarto Vangelo troviamo il successivo rinvio a un passaggio del Salmo 22. Questa volta è una vera e propria citazione. Al momento della crocifissione Gesù viene spogliato delle sue vesti e, come era usanza nei tempi antichi, queste, le vesti, diventano preda dei soldati che eseguono il supplizio. Nei tre Vangeli sinottici il rinvio al nostro Salmo è meno preciso, con un riferimento generico al fatto che le vesti vengono tirate a sorte. Nella narrazione dell'Evangelista Giovanni il testo del Salmo viene invece rispettato nella sua partizione tra vesti e tunica, seppur il vocabolario non presenta una perfetta corrispondenza. I soldati poi, scriveva Giovanni, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così, commenta l'Evangelista, si compiva la scrittura, il Salmo 22, che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. La scrittura a cui il gesto dei soldati dà il compimento è il verso 19 del nostro Salmo: si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte.
Nell'insieme, l'azione serve a sottolineare l'ulteriore umiliazione dell'orante, che viene così privato dei suoi beni e della sua dignità, nudo. Questa nota di umiliante spoliazione permane anche nei racconti evangelici della Passione, ma nel Vangelo di Giovanni l'attenzione appare piuttosto indirizzata verso la tunica tessuta senza cuciture, un'immagine di unità che nella interpretazione venne ben presto riferita all'unità della Chiesa. Il riferimento è dato da un testo del Libro dei Re, in cui il profeta Achia, per significare la divisione del regno dopo Salomone, prende il mantello, lo divide in 12 pezzi, simbolo delle tribù, dandone 10 a Geroboamo. Il popolo messianico, che sta nascendo dalla croce di Gesù, sarà invece una comunità di fede indivisa, la cui unità è assicurata proprio dal sacrificio della vita del suo Signore. Meno dirette sono due allusioni al Salmo 22 che possono essere riconosciute nella fase finale della crocifissione. Anzitutto, se il Salmo al versetto 25 afferma che rispondendo alla preghiera dell'orante Dio ha ascoltato il suo grido di aiuto, si potrebbe pensare di scorgere che nei segni che seguono la morte di Gesù, il velo del Tempio che si squarcia in due da cima a fondo, le rocce che si spezzano, con i sepolcri che si aprono per lasciare uscire i corpi dei santi risorti, la risposta di Dio al grido con cui Cristo chiude la sua vita sulla croce si è adempiuta. E quindi qui troviamo un adempimento delle parole del Salmo. Infine, un ultimo riflesso del Salmo lo si potrebbe scorgere nelle parole di confessione di fede del centurione ai piedi della croce dopo la morte di Gesù, un possibile riferimento al versetto 28 del Salmo 22. Davanti a te, Signore, si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A chiudere questa rassegna, una necessaria riflessione. L'eccezionale numero di passi del Salmo 22 che vengono ripresi direttamente o indirettamente nei racconti evangelici della Passione, più precisamente nel momento della crocifissione, potrebbe indurre a chiederci se quegli stessi racconti non siano stati loro creati a partire da questo Salmo. E questo getterebbe notevoli ombre sulla storicità di tutti gli eventi narrati dagli evangelisti circa la morte di Gesù. Ma come abbiamo visto, se molti sono i passi coinvolti, essi però non seguono nei racconti della Passione la successione che questi stessi passi hanno nel Salmo. Non è che la logica del Salmo è seguita dalla logica della Passione, tutt'altro. Sembra quindi più logico che, avendo una trama degli eventi segnalata dalla tradizione come storicamente fondata, questa trama storicamente fondata sia stata messa in relazione con quei passi antico-testamentari, in specie dei Salmi, in specie di questo Salmo, saccheggiato, diciamo così, a seconda del progredire della trama degli eventi, così che ne potesse illuminare il significato. Questo diventa particolarmente evidente per questo Salmo, in quanto in esso viene rivendicata con chiarezza l'innocenza del sofferente, chiave interpretativa decisiva della Passione di Cristo. L'intreccio, inoltre, tra Salmo e racconti diventa poi un modo per mostrare come quanto avvenuto nella Passione appartenesse a un disegno divino che il Salmo 22 aveva prefigurato. Insieme al quarto canto del servo del Signore del libro di Isaia, in questo Salmo troviamo il retroterra profetico della crocifissione e morte del nostro Salvatore.
Torno ad affidarmi alle parole di Padre Davide Maria Turoldo e del Cardinal Gianfranco Ravasi per concludere nella preghiera il nostro tragitto tra i salmi della Passione. Padre, dopo le forti grida e le lacrime di tuo figlio in croce, non ti chiediamo di capire, ti chiediamo solo di essere fedeli come lui e che tu ci esaudisca nella nostra pietà. Così pure noi possiamo cantare l'inno della Pasqua insieme a tutti i poveri e agli oppressi. Amen.